Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti all'episodio numero 60 di mio podcasting dal colore paleufologico. Questa puntata parleremo di balle cattoliche politeiste o madonne aliene clonate o ologrammi alieni scambiati per apparizioni mariane canonicizzate. Il link a questa bloggata paleufologica lo trovate in descrizione del link di questo file. Lo dico subito, non vi sto a raccontare in questo mio podcast tutta la lunga bloggata paleufologica, ma vi farò soltanto una rapida sintesi. Se poi l'argomento vi interessa e andate a approfondire gli argomenti, che cosa si può dire? Innanzitutto, scorrendo le apparizioni e manifestazioni mariane approvate ufficialmente da Chiesa Cattolica, c'è qualcosa che non torna. È logicamente ammissibile che Maria, la madre di Cristo, quando compaia, cambi colore e tipo di vestito. È necessario che la madre di Cristo compaia senza il Cristo piccolo in braccio, essendo questo cresciuto e poi morto in croce e poi risorto. È anche ammissibile che Maria, la madre di Cristo, parli correntemente molte lingue, essendo, in grazia di Dio, lo Spirito Santo provvederà a risolvere ogni problema. È accettabile che al nome Madonna venga apposto il luogo per sottolineare la sua manifestazione, focalizzando l'attenzione che in quel luogo è stata avvistata la madre del Cristo, ma che non si tratta di un'altra persona. Altrimenti sarebbe politeismo. Non è accettabile invece che la Madonna si faccia le mesh e o porti parrucche di vario colore e o lenti a contatto colorate cambiando il colore dei propri occhi. Obiettivamente non è logicamente accettabile che l'iconografia di Maria muti in modo clamoroso, adattandosi in modo plateale alle etnie locali dove la Chiesa Cattolica ha portato la religione cattolica, al punto che le manifestazioni mariane entrino palesemente in contrasto sia con se stesse quanto con la più plausibile iconografia storica di Maria, la madre di Cristo. L'iconografia della Madonna cambia continuamente in tutte le apparizioni mariane ufficializzate e questo non è logicamente accettabile. Ora, sappiamo che il dogma cattolico che Maria, la madre di Cristo, è assunta in cielo in anima e corpo. Questo è quello che si festeggia il 15 di agosto di ogni anno, che non è un giorno così tanto per fare una brustolita al mare o in montagna. Quale poteva essere il look più plausibile di Maria, la madre di Cristo? La vera Madonna molto probabilmente avrà avuto le sembianze classiche dell'etnia dei popoli mediterranei: capelli scuri, neri o castano scuri, capelli lunghi, lisci o leggermente increspati, occhi scuri, neri o marroni, carnagione olivastra o leggermente abbronzata. Probabilmente di statura bassa, all'epoca non c'era molto da mangiare, inoltre le popolazioni mediterranee sono sempre state d'altezza inferiore rispetto ad altre etnie. Diciamo che quanto è stato mostrato nel film di Gesù di Nazareth del 1977, quanto in parte da Passion di Gibson nel 2012, danno una rappresentazione storico-iconografica che è compatibile con le informazioni storiche a noi note, per quanto la Madonna di Passion sia un po' troppo bianca e slavata di pelle. Si pensi ai lineamenti tipicamente mediterranei dei libanesi, quanto degli israeliani o
quanto degli italiani. Obiettivamente, diciamo, popolazioni molto diverse dai francesi dell'Alta Normandia quanto delle biondissime tedesche, polacche, inglesi e scandinave o russe in genere. Quindi l'iconografia più antica della Madonna cosa dice? Bisogna andare a guardare nel mondo delle icone sacre. Le icone sacre sono dipinti sul legno prodotte dalla cultura cristiana, bizantina e slava. Sono delle protofotografie all'interno delle quali interpretazioni artistiche e simboliche hanno introdotto modelli e stereotipi. Vi fu un periodo oscurantista, infatti, in cui non si poteva rappresentare artisticamente i volti. Ora, l'icona più antica della Madonna è in Roma, nella chiesa di Santa Maria Nova, un'icona datata tra il 400 d.C. e il 600 d.C., in cui si ritrovano i canoni storici già noti: occhi scuri, capelli scuri. Nello stesso solco, icona della Madonna del Rosario del 500 d.C. e 700 d.C., sbirciando nel mondo ortodosso, tutte le icone più antiche ripropongono lo stesso cliché: occhi scuri, capelli scuri, carnagione olivastra. Sbirciando nel mondo ortodosso delle icone russe, svetta la Vergine di Vladimir del 1100, in cui ritorna sempre lo stesso cliché: occhi scuri, capelli scuri, carnagione olivastra e un naso lungo. Per farla corta e breve, obiettivamente non è possibile che Maria, la madre di Cristo, appaia nelle sembianze di una valchiria da 1,90 m, bionda con occhi azzurri, carnagione bianca, slavata, con un look tipico dei paesi slavi o nordici. Chi afferma questo compie un falso storico e genera un culto politeista. Obiettivamente non è possibile che Maria la madre di Cristo abbia nelle sembianze di una vatussa di 1,90 m, oppure in quelle di una pigmea, con i capelli ricci e neri, scura di pelle, con un look tipico dei paesi centro-sudafricani. Chi afferma questo compie un falso storico e genera un culto politeista. Obiettivamente non è possibile che Maria la madre di Cristo compaia nelle sembianze tipiche dei popoli orientali o sudamericani: vistosi occhi a mandorla, carnagione chiara leggermente giallastra o molto olivastra. Chi afferma questo compie un falso storico e genera un culto politeista. Non è questione di stronzate naziste sulla razza, è questione che una persona umana semplicemente non può moltiplicarsi in altre persone palesemente diverse. A parte le apparizioni mariane, che nella materializzazione inglobano direttamente un bambino, e sono davvero poche, possono essere immediatamente bollate come false, per il resto vi sono varie statue che, se hanno come significato la rappresentazione largamente fedele cosa i veggenti hanno visto, ecco, allora si possono agevolmente bollare come falsi, dato che tali entità sono valchirie bionde da 1,90 m, hanno occhi azzurri e carnagione troppo chiara. Nella bloggata paleufologica, se vi interessa il link lo trovate in descrizione, discuto argomenti su Nostra Signora di Guadalupe, Nostra Signora di La Salette, Nostra Signora di Gitrezbald, Nostra Signora di Fatima, Nostra Signora di Akita, Nostra Signora di San Nicolas. Che cos'altro vi posso dire? Dunque, tutte le canonizzazioni filmiche sono solitamente scene mute, spesso osservate da più persone e sembrano appunto proiezioni olografiche a tema religioso, e nessuna di queste ha poi cagionato miracoli nei tempi a venire, salvo restare una chiesa o un convento sul luogo. Anche queste sono probabilmente false, ossia eventi che se si fossero davvero manifestati non sarebbero imputabili a una qualche tipo di soprannaturalità, ma probabilmente una manifestazione tecnologica di qualche tipo.
Dunque, Nostra Signora di Guadalupe ha una iconografia incongruente con le informazioni storiche sulla Madre del Cristo. Nostra Signora di La Saletta ha una iconografia incongruente con le informazioni storiche sulla Madre del Cristo. Nostra Signora di Gütersloh ha una iconografia logicamente incongruente con la presenza di Cristo Bambino. Nostra Signora di Fatima, evento è non imputabile a radici cattoliche, su questo che ci ho già anche bloggato sopra, c'è anche un podcast. Nostra Signora di Akita, iconografia incongruente per le informazioni storiche sulla Madre di Cristo. Nostra Signora di San Nicolas, iconografia logicamente incongruente per la presenza di Cristo Bambino. Nei restanti casi di avvistamenti mariani, nella maggioranza delle canonizzazioni ci sono nelle statue acromatiche nei santuari, diciamo, volti palesemente diversi gli uni dagli altri. Sono probabilmente una rappresentazione falsata e zeppa di licenze artistiche, sicuramente si distanziano grandemente rispetto alle visioni dei veggenti o presunti tali. Nella bloggata parlo di altri eventi. Nostra Signora del Miracolo, ci sono informazioni insufficienti per esprimere un giudizio iconografico. Nostra Signora di Knock, informazioni insufficienti per esprimere un giudizio iconografico. Nostra Signora di Boureng, informazioni insufficienti per esprimere un giudizio iconografico. Nostra Signora di Kibeho, informazioni insufficienti per esprimere un giudizio iconografico. Nostra Signora del Soccorso di Champion, informazioni insufficienti per esprimere un giudizio iconografico. Allora, le scarne informazioni reperibili sul tema, ben poco è descritto dai veggenti circa quali siano i reali lineamenti etnici, colore degli occhi, linea del volto, forma del naso, presenza di zigomi accentuati o meno, colore della carnagione e colore dei capelli. Riguardo all'entità avvistata, al contrario, questa entità appare più come un simbolo proiettato nell'aria, quasi fosse un ologramma ad una proiezione di un film a sfondo mistico, piuttosto che una materializzazione concreta di una persona o più persone che poi interagiscono realmente con i presenti. Discorso speciale è il quadro artistico della Madonna di Montenero. Il quadro è stato imputato al pittore Jacopo di Michele, detto Gera, nel 1341. L'opera artistica fu portata sulla cima di Montenero da un povero pastore, seguendo un'intuizione interiore. Nel 1341 il culto del popolo analfabeta necessitava di icone o raffigurazioni, che però erano state vietate dalle autorità ecclesiastiche. La fama dell'immagine miracolosa degli ex voto riportò alla preghiera molte persone. Il quadro della Madonna di Montenero, tuttavia, non è mai stata la rappresentazione di un'apparizione della Madonna Madre di Cristo, né tantomeno il quadro della Madonna di Montenero proferì segreti o profezie. È stato quindi un quadro artistico che ha riportato una serie di fedeli a pregare mentre prima non pregavano perché gli mancava, diciamo, lo spunto iconografico. Sono invece molto poche e rare le altre canonizzazioni di cui vi ho parlato prima, dove l'entità religiosa appare reale e tale da interagire con il veggente, discutendo sia di temi religiosi, dando profezie, generando miracoli inspiegabili sia al momento dell'evento mariano, quanto e soprattutto anche nei tempi successivi. Sorge una domanda: chi sono queste entità che si manifestano per il mondo con sembianze palesemente diverse, storicamente incompatibili con la vera iconografia mariana, che si spacciano però per la Madre di Cristo? E poi si mettono a dare profezie e messaggi, ma non fanno alcun miracolo sul luogo dell'avvistamento anche nei tempi successivi. Sono forse madonne aliene, clonate da DNA di Maria ed ibridate con DNA umano prevalente da altri continenti per produrre delle Marie da proporre in altri continenti?
Se fosse così, perché Dio dovrebbe clonare la madre di Cristo ibridando il suo DNA con altro DNA umano prelevato da altri continenti per produrre Marie con un look più consono agli altri continenti? Oppure sono reincarnazioni di Maria, madre del Cristo, la cui anima trasmigra in altri corpi? Oppure le manifestazioni mariane sono una iconografia palesemente incompatibile con l'immagine storica di Maria, la madre di Cristo? Sono forse ologrammi alieni che furono scambiati per apparizioni mariane dai testimoni quanto dagli inquisitori del tempo, dato che entrambi difettavano di conoscenze scientifiche all'epoca? Oppure sono semplicemente balle inventate da Chiesa Cattolica per dirimere conflitti di potere tra potere temporale, stati o famiglie reali, e diffondere così in altri continenti il cattolicesimo, costruendo dei santuari politeisti da poter far visitare a persone con anima semplice che non avrebbero potuto recarsi nel Mediterraneo, che forse avrebbero anche avuto difficoltà a credere in una religione molto complessa nata nel Mediterraneo 2000 anni fa. Se vi interessa questo tema, nella bloggata io vado ad approfondire ulteriormente il tema. Ad un paleofologo razionale infatti non interessano le questioni teologiche. Il tema delle manifestazioni mariane è filtrato in conformità con l'iconografia storica coerente con Miriam di Nazareth. Quindi ogni volta che compare un'iconografia storicamente incoerente, e se non vi sono guarigioni inspiegabili dalla scienza, allora potrebbe esservi celato un fenomeno paleofologico o ufologico. Questo perché prima del 1500 d.C. tutti gli eventi UFO, se esistiti, si celeranno sempre dentro l'insieme delle antiche religioni e miti. Questa ragione un paleofologo razionale attenziona le manifestazioni mariane canoniche incoerenti in cerca di segni ed indizi tecnologici tipici dei paleocontatti alieni. Questa è la ragione della bloggata. E poi successivamente vado a discutere alcuni casi dove ho potuto raggiungere, diciamo, alcune tesi e altre, raggranellare informazioni su determinati casi. 1531 Nostra Signora di Guadalupe, 1846 Nostra Signora di La Salette, 1877 Nostra Signora di Gütersloh, 1973 Nostra Signora di Akita, 1983 Nostra Signora di San Nicolas. Questi sono i casi presenti nella bloggata, alcuni hanno soluzione, altri non hanno soluzione per carenza di dati. Comunque, se vi interessa, il link in descrizione lo trovate per approfondire la tematica. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.